Ciao e continuiamo con la nostra macchina a vapore. L'elemento che ci realizziamo oggi è la testa dell'asta che porta il pistone. Quindi spostiamoci in Mechanical Design and Part Design e chiamiamo il nostro elemento testa asta, ok. Sul piano orizzontale andiamo a realizzarci una prima circonferenza che avrà un diametro di 6 mm. Ok, ci spostiamo nello spazio e andiamo a realizzarci adesso, andiamo ad aggiungere un piano che sia parallelo, ovviamente a nulla. Avevo selezionato l'elemento, il cilindro, offset da questo piano, e invertiamo la direzione e lo posizioniamo ad 1 mm, vediamo ok. Adesso ci spostiamo su questo piano. E ci andiamo a disegnare un'altra circonferenza che in questo caso dovrà essere ovviamente concentrica con la precedente e dovrà avere un diametro di 3 mm. E spostiamoci nuovamente nello spazio. Richiamiamoci il comando solido multisezione, lo facciamo partire da una delle due circonferenze e lo facciamo arrivare all'altra, non dovremo avere problemi di nessun tipo. Non abbiamo bisogno di guide e di niente perché ovviamente abbiamo a che fare con delle circonferenze. Ok, e possiamo nasconderci per cominciare questo piano. Su questa faccia andiamo a realizzarci uno schizzo, lo otterremo semplicemente proiettando la nostra circonferenza che andremo ad estrudere nello spazio per 6 mm. Ok. La faccia inferiore andiamo anche in questo caso a proiettarci questo elemento che estruderemo per 4 mm. 4. Adesso ci spostiamo su questo piano e su questo piano andiamo a realizzarci un rettangolo. Facciamolo partire, facciamolo in questo modo. Questo lato dovrà distare dall'asse verticale, ce cioè andiamo a quotare dall'asse verticale 1,5 mm. L'estensione non ha importanza, l'importante quindi è che si estenda oltre, diciamolo di 5. Andiamo a disporre questi due elementi simmetricamente rispetto all'asse orizzontale, simmetria, ok. Diminuiamone anche un po' le dimensioni per una questione solo di praticità. Facciamolo di 10. E quindi ci andiamo a realizzare una tasca. E come estensione della nostra tasca non scegliamo una quota, scegliamo fino alla superficie. Facciamo fino alla superficie e come superficie scegliamo la seguente. Qual è il problema? Fino alla superficie. Allora lo rifaccio. Quindi diamogli una quota di 11 mm. Per essere sicuri che arrivi fino alla fine. Una volta realizzata la tasca, ce la possiamo specchiare rispetto a questo piano e dare l'ok. Non ci rimane che effettuare le forature su questa faccia. Per cominciare, ok, diminuiamo innanzitutto il diametro, portiamo il diametro a 3 mm. Il foro dovrà essere non cieco, ma fino al prossimo elemento. Foro semplice, quindi non abbiamo né filettatura né niente. E l'unica cosa che facciamo, andiamo a posizionare in maniera tale che quindi sia innanzitutto coincidente
con questo piano e poi la distanza da questo spigolo sia di 3 mm. E diamo ok. E adesso sulla faccia inferiore, su questa andiamo a realizzare un primo foro. Allora dovrà essere di tipo cieco. Il fondo dovrà essere un fondo a V. Allora il diametro innanzitutto dovrà essere filettato. Il diametro della filettatura dovrà essere una metrica a passo grosso, scegliamo ovviamente la M2. La profondità della filettatura dovrà essere di 4 mm, mentre la profondità del foro dovrà essere di 4,5 mm. Ne abbiamo specificato il fondo a V correttamente, ok. Quindi andiamo a posizionarcelo. Per il posizionamento sarà molto semplice. Utilizzeremo la condizione di concentricità. E ok, ci rispostiamo nello spazio. Diamo l'ok. Ok. Possiamo nasconderci i piani principali. Andiamo ad applicargli il materiale. Come materiale utilizzeremo il rame, metalli. Rame, applica materiale. Diamo l'ok. E possiamo salvarci il nostro file, quindi file, salva con nome. Questo è l'asta, io ho testa asta e salva. Possiamo spostarci adesso in prodotto e andare ad importarci il file che sarà in prodotto. Ci andiamo ad impostare a importare la testa dell'asta. Apri, quindi manipoliamola, spostiamola rispetto a questo asse. È ok. Quindi la possiamo anche ruotare. Devo effettuare una rotazione rispetto a questo, ad esempio. La portiamo in questa posizione. Ok, e poi possiamo imporre quindi la condizione di coincidenza tra l'asta e questo. Aggiorniamo. E poi possiamo imporre la condizione di contatto tra le due superfici, quindi vincolo di contatto tra questa superficie. E questa. E aggiorno. Ovviamente la dovremo ancora ruotare. Andiamo a ruotare rispetto a questo asse perché dovrà essere posizionata in questo modo per potersi connettere alla ruota al volano. Vediamo ok. Tutorial terminato. Ci vediamo alla prossima.